Ben incontrati cari amici, buon martedì 9 aprile. Iniziamo questo breve incontro di lettura e commento del Vangelo del giorno invocando il dono dello Spirito con questa preghiera. Vieni, o Spirito Santo, vieni e illumina la mia mente. Donami di stare alla scuola di Gesù, ai piedi della sua croce, per accogliere in pienezza la sua luce. Donami di lasciarmi nutrire del suo pane che è l'amore e di godere della sua presenza nell'ora della mia fatica. Anch'io possa dire e udire la sua voce che dice: sono io, non avere paura. Amen. Siamo nella seconda settimana di Pasqua e la liturgia della Chiesa ci offre la lettura continuata di un brano del Vangelo che possiamo chiamare così l'incontro di Gesù con Nicodemo. La prima parte avrebbe dovuto essere letta ieri, ma ieri il Vangelo è stato sostituito con quello dell'Annunciazione. Leggeremo la parte che segue e nel commento ricorderemo il contenuto dell'incontro del Vangelo che ieri avrebbe potuto essere letto. Ascoltiamo allora il Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. L'incontro di Gesù con Nicodemo, che avviene di notte, questo maestro di Israele che ha una simpatia verso Gesù e vuole confrontarsi con lui. E Gesù, incontrandolo, gli fa subito una proposta. Occorre rinascere dall'alto. Non si può capire le cose del regno di Dio, quelle che Gesù vive, annuncia e manifesta, se non attraverso una rinascita interiore. Al che Nicodemo obietta: ma io sono vecchio, come posso nascere di nuovo? Come posso entrare nel ventre di mia madre nuovamente? Una interpretazione molto materialistica delle parole di Gesù. E difatti Gesù corregge e dice: non si tratta di una nascita fisica, ma spirituale. E questa nascita spirituale è opera dello Spirito Santo, il quale agisce un po' come il vento. Arriva e lavora. Arriva all'improvviso e trasforma. Arriva e fa nuova la vita di chi si affida a lui. E poi Gesù rimprovera Nicodemo dicendo: ma
Queste cose voi dovreste saperle se siete maestri in Israele. Ma constato, dice Gesù, che tu e i vostri maestri di Israele non credete, mi rifiutate. Siete maestri che si sono allontanati dalla legge di Dio e addirittura dalla legge di Mosè. Vi manca una interpretazione spirituale delle cose di Dio. Io sono il vero maestro perché vengo da Dio, conosco Dio e posso testimoniare le cose di Dio. E però, aggiunge poi Gesù, nel corso dell'incontro, del dialogo, la mia cattedra, il luogo dove io sono maestro, sarà la croce. Perché è lì, sulla croce, che sarò il nuovo serpente che Mosè ha innalzato perché gli ebrei trovassero salvezza e salute. Sarò innalzato sulla croce, innalzato sulla croce a testimoniare la pienezza dell'amore di Dio per l'umanità. E chi, guardando a me, innalzato sulla croce, crederà, avrà la vita eterna. Espressione questa, vita eterna, che non vuol dire di per sé la vita nell'aldilà, l'altra vita, la vita dopo la morte. Vuol dire piuttosto la vita secondo Dio, la vita segnata, marcata, accompagnata, vissuta dall'amore di Dio, perché Dio è amore, dirà Giovanni, e la vita eterna è vita d'amore secondo Dio. Una vita quindi che inizia già qui, nella vita terrena, e che è resa possibile dall'incontro con Gesù che salva e rigenera spiritualmente la vita di chi crede in Lui. Mi sembra che questo sia proprio un annuncio pasquale. Un annuncio, secondo quanto abbiamo vissuto qualche giorno fa nella veglia di Pasqua, dove siamo stati richiamati al battesimo che provoca in noi una nuova vita, una vita secondo Gesù, una vita guidata dallo Spirito che porta alla pienezza dell'amore. Che cosa imparo per me da questa lettura del Vangelo di Giovanni? Imparo a mettere a fuoco una cosa. Uno solo è il vero maestro. E questo maestro insegna dalla croce. Perché la lezione di questo maestro è l'amore. L'amore portato fino alle sue estreme conseguenze, fino a dare la vita perché altri, gli altri, abbiano vita. L'invito che avverto per me è guardare al Maestro innalzato per amore e che dalla croce a tutti offre l'invito ad amare, e questa è vita eterna. Ci salutiamo come al solito con la benedizione finale. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, accanto a te per custodirti, dietro di te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.